ragazzi, bentornati sul canale. Benvenuti in un nuovo video in cui vi mostro il make up che realizzo tutti i giorni, in cui appunto vi mostro come realizzare per un make up di tutti i giorni una base coprente ma dall'effetto leggero e glowy. Come vedete non è niente di eccezionale, semplicemente è un make up che utilizzo comunque tutti i giorni per essere almeno presentabile, ma soprattutto quel make up che realizzo quando voglio una base coprente ma che non sembri un cerone, soprattutto che non mi crepi la pelle. Farò vedere i prodotti che utilizzo in questo make up. Ci saranno due tipi di fondotinta che utilizzo, uno in crema ovviamente e l'altro ho l'invasione dei miei fratelli ultimamente nei miei video. Stavo dicendo che vi mostrerò i prodotti che ho utilizzato, soprattutto i fondotinta che ho utilizzato, e sono due, uno in crema e altri due, utilizzo due per trovare la mia tonalità pelle, uno appunto in crema e l'altro in polvere, e andrò ad utilizzare due appunto prodotti in polvere, poiché uno è troppo chiaro, l'altro è leggermente più scuro. Probabilmente perché mi sto schiarendo un po', perché io divento proprio cadaverica, questo prodotto è ottimo comunque per me, però adesso che sto diventando proprio chiara, leggermente si vede il distacco, quindi magari di giorno devo leggermente schiarirlo con un altro prodotto in polvere. Però se fosse stato comunque un make-up serale, sappiate che io utilizzo anche solo questo, o da solo o comunque insieme al fondotinta, quindi utilizzerò questo per fissare la mia base. Ci tengo ad aprire una parentesi in questo momento perché questo prodotto che vedete qui mi è stato regalato dalla mia amica Titti e ci tenevo tantissimo a ringraziarla anche perché era un prodotto che volevo provare da tanto tempo. Lei lo sapeva e prontamente mi ha regalato appunto questo prodotto e da quando lo utilizzo mi sono praticamente innamorata. Tesoro, ti ringrazio tantissimo per questo regalo che sto utilizzando e sono davvero contenta per questo regalo, anche perché questi sono i regali utili. Chiusa la parentesi, vi lascio alla realizzazione della base del make-up da giorno. Allora, mi sono munita di una simpaticissima una fascia per capelli. Sembro una babbea, cioè io queste cose proprio non riesco a vedermici. L'ho utilizzata appunto per non farmi dare fastidio ai capelli, ma come vedete, andiamo a realizzare la nostra base leggera, cioè coprente, ma dall'effetto appunto naturale. Come vedete, sono praticamente struccata, non ho neanche le sopracciglia, e come vedete, sono veramente sfigate, cioè mica poco. Direi proprio di partire un attimo dalla realizzazione delle sopracciglia. Con un simpatico pennellino angolato e il nostro bellissimo pot di Diego Dalla Palma nella colorazione 3, vado a disegnare le sopracciglia. Ed ecco come cambia il viso con le sopracciglia definite, disegnate. Quando io faccio un trucco del genere, comunque perdo tanto tempo per le sopracciglia. Boh, ovviamente idrato per bene la pelle la mattina. Non ho una giornata da passare fuori casa, non applico nessun tipo di primer. Applico la crema, applico un po' di acqua termale, quindi rinfresco un attimo il viso e passo alla base. La mia base è molto semplice in realtà la mattina. E comunque proprio il make-up che io faccio la mattina è davvero molto semplice. Partiamo comunque dalla base coprente ma leggera che andremo a realizzare in questo momento. Applico prima il mio correttore in stick, che è questo qui di MAC, è lo Studio Fix Perfecting Stick nella colorazione NC30. Utilizzo la mia spugnetta di Wonder 2, che è zozza perché l'ho utilizzata nel precedente make-up, e vado con una goccina di olio essenziale di MAC qui alla punta 1 e 2 e vado a tamponare il prodotto e vado sia da una parte che dall'altra in modo da rendere appunto il prodotto il più idratante possibile in modo che l'olio non venga assorbito tutto dalla spugnetta. In realtà la mattina questa è un'applicazione molto facile, molto semplice, più veloce, però ovviamente spiegare e applicare non è proprio il massimo. Mi stavo anche per ciecare un occhio.
portato ad utilizzare il fondotinta che è il Vichy Derma Blend 3D Correction, la mia, la colorazione 25 nude. Vado ad applicare questo prodotto sul viso. Con dei piccoli puntini. Ora devo spostare un po' la signorina qui. Ecco qui. Comunque vedete che sono delle striscette molto molto sottili. Vado sempre con la spugnetta, con il mio olio essenziale di MAC, due goccine, uno e due. Dopodiché vado a stendere il fondotinta. Poi fisso la zona del contorno occhi e la zona C come al solito con la banana powder bucata di NYX. Utilizzo appunto come al solito per, come ho detto, fissare e illuminare. Per fissare e per dare un'ulteriore coprenza a tutto il viso io utilizzo di solito due prodotti in combo, perché uno magari è troppo chiaro, l'altro è proprio leggermente scuro rispetto a me, quindi dipende se è la sera o la mattina che lo utilizzo. Allora, sto parlando di due prodotti, uno di Urban Decay e questo qui che è lo Studio Fix Powder di MAC. Questo prodotto qui di Urban Decay, anche lo Studio Fix, hanno la spugnetta all'interno. Prendo la spugnetta e puccio un po' in tutti e due i prodotti in polvere, quindi faccio un mix tra Urban Decay e lo Studio Fix di MAC e vado a tamponare. Quindi avremo sia un prodotto che ci fissa, sia un prodotto che appunto ci darà un'ulteriore copertura, pur rimanendo molto molto naturale. E quindi in questo modo abbiamo ottenuto, come potete vedere, una base coprente, però allo stesso tempo è davvero molto molto naturale, anche perché abbiamo utilizzato un fondotinta coprente e al di sopra un prodotto in polvere che è altrettanto leggero, ma messo insieme ad un prodotto precedentemente applicato già coprente di suo ci darà un'ulteriore copertura. Vado a fissare le sopracciglia. Applico la terra, la mattina di solito utilizzo, o comunque per tutti i giorni, utilizzo questa terra qui di MAC. Una tragedia. Ecco, il mascara, che è davvero molto importante per questo make-up. E io sto utilizzando e sto amando praticamente tantissimo il Paradise Ecstatic di L'Oreal. È favoloso, vi posso assicurare che a me fa davvero un effetto ciglia finte. Potrei sporcarmi perché è proprio il mio... fa parte dei miei step sporcarmi. Allora, come potete già vedere, mi sono sporcata, è un mascara molto molto denso, quindi aggrappa proprio benissimo le ciglia, ha uno scovolino a clessidra. Allora, e questo è il risultato con una sola passata. Cioè, parliamo, cioè ne vogliamo parlare davvero? E allora parliamone, voglio dire, cioè guardate questo mascara cosa fa. E cioè dico, guardate cosa non è questo mascara. Ditemelo, cosa è? Voi l'avete provato questo mascara? Fatemelo sapere nei commenti se siete d'accordo con me o meno, perché magari ci sono sicuramente pareri contrastanti, ma io lo adoro questo mascara. Cioè, quando vedete nelle fotografie e vedete che ho delle ciglia esagerate, molto probabilmente è questo mascara.
è uno step che faccio, cioè ci sono volte che lo faccio e a volte no. Applico una matita nera o marrone all'interno dell'occhio. In questo caso andiamo ad applicare marrone e vado ad applicare la Teddy di MAC. Cioè, a me piace proprio tanto l'effetto della matita all'interno dell'occhio. Cambia proprio lo sguardo. Molte volte applico l'illuminante, altre volte no. Oggi lo andiamo ad utilizzare e applico il mio amatissimo illuminante di Mulac. E ne applichiamo davvero poco perché ovviamente questo è un make-up da giorno. E non vogliamo esagerare. E quindi ragazze, questo era il video sulla mia base di tutti i giorni, comunque sul mio make-up di tutti i giorni. Quindi come vedete non faccio niente di particolare, anche perché ovviamente dipende da quello che devo fare durante la giornata. Ma comunque tutti i giorni quando vado di fretta non ho tanto tempo da dedicare al make-up. E questo è quello che riesco a fare, quindi un make up davvero molto molto naturale, luminoso e soprattutto una bella pelle glow e coperta soprattutto. Questi sono gli step essenziali, gli step base che utilizzo quando appunto realizzo la mia base di tutti i giorni, coprente e luminosa. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi possa essere utile. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti, iscrivetevi e lasciatemi i vostri like se il video vi è piaciuto. E soprattutto fatemi sapere se vi è stato utile. Vi mando un bacione fortissimo e ci vediamo al prossimo video.